Comunque, ragazzi, avere una moglie che ti permette di comprarti tutta questa roba senza cazziarti è davvero spettacolare. Sospettando che arrivi Andrea per fare un piccolo unboxing di un prodotto, anzi di due prodotti, che secondo me vale la pena utilizzare soprattutto prima di effettuare il riscaldamento. Poi chiaramente c'è questa nuova scatola di Hoka e per chi ha già visto il video di qualche giorno fa si renderà conto immediatamente di cosa stiamo parlando. Tra l'altro non sapevo che Hoka indicasse come 9D la taglia 42 2 terzi, finora non l'avevo mai visto. Ad ogni modo, quando arriverà Andrea apriremo una scatola, anzi due, ne parleremo un po' con lui e poi vi spiego a cosa servono questi due prodotti. Questa comunque doveva essere una settimana tra virgolette tech, quindi non so se parleremo ancora di scarpe, ma vedremo, dipenderà un po' dal tempo a disposizione. Per fortuna non siamo più in zona rossa, almeno in Lombardia, e quindi spero di fare ulteriori recensioni magari direttamente alla pista di Garbagnate, se non a quella dove vado io a Busto Arsizio. Quindi vediamo come Andrea procederà con l'unboxing dal mio studio qui a casa. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Sei riuscito a salire di livello? Ho vinto una partita adesso. Ma cosa stai giocando? Clash of Clans. E invece hai imparato a fare l'unboxing? No, però sto diventando bravo a Clash, quindi va bene così. Tieni conto che ci sono due scatole, una davanti e una dietro. Dietro. Sopra. Ah, ok, di fianco. Allora, sai, le regole sono sempre quelle. Non hai diritto ad avere un coltello, apri la scatola, una è tua e una è mia. Ok, va bene. Quindi non sono scarpe queste perché non ci stanno dentro. Non sono scarpe secondo te? Alza su. Ok. Sapete il simbolo di Amazon cosa sta a significare o no? È uno strumento che serve per l'allenamento, però. Tutte e due. Un cronometro. Non lo so, ogni tanto qualcosa devi aprire, no? Non è che... Non l'ho già aperta. No, pensavo che l'avessi già aperto. E sai perché sto facendo così veloce, distruggendo tutto? Perché sennò dicono che sono lento. Pensavo in un'altra scatola. Questo è uno? O sono due? Ah, sono tutte e due qua dentro. Oddio. Sembrano dei vibratori, si può dire, Max. Allora, sicuramente una corda da montare. Cosa c'è? Il contasaldi attaccato? Il contasalti attaccato? Assolutamente sì. Questo cos'è, Max, però? Digital skipping rope. Ah, c'è una ragazza, aspetta che ti dico come si chiama, che allora a questo punto bisogna seguirla. La seguo perché ride sempre, è sempre felice e fa di quelle robe clamorose con la corna. Snow Rib si chiama lei, su Instagram, Tori Box. Andatela a guardare che è davvero divertentissima, già la seguivo prima, fa di quelle robe incredibili con la corda. E poi vabbè, è davvero sempre sorridente e mi mette di buon umore. Come suggerisci di utilizzare la corda per il riscaldamento? Più che altro queste davvero devo ancora capire cosa sono. Non voglio sapere, cioè, mi piacerebbe saperlo. Mi fai spendere i soldi poi alla fine, tutte le cose tecnologiche non... Allora, la corda secondo me è utilissima sia come riscaldamento che come cross training. Come riscaldamento, ve l'avevo già detto anche nel periodo di lockdown, sarebbe da utilizzarla un 10 minuti circa, magari per non stancarsi facciamo delle specie di ripetute, lo dividiamo in 10 volte da un minuto, recuperiamo 30 secondi, la usiamo semplicemente saltando con a piedi pari, come volete, come riuscite, anche trotterellando, adesso non so bene il termine tecnico, e niente, invece durante tutti i giorni
quando non correte potreste utilizzarla prima di fare potenziamento e fate lì quanto riuscite, sempre 10-15 minuti di corda e poi fate il potenziamento. Oppure sarebbe anche carino fare una specie di Tabata dove fate un esercizio, corda, un esercizio, corda, un esercizio. La corda aiuta tanto a livello cardiaco e aiuta tanto per la spinta dei piedi. Quindi l'unica accortezza è state attenti, usate le scarpe da corsa per fare corda e state attenti alle ginocchia di, non, di lavorare bene, ammortizzare con caviglie e ginocchia per non subire dei traumi. Ogni quanto la faresti? Dipende come siete abituati, se non la sapete usare, incominciate ad imparare, non fate tanto, invece chi la sa già usare, c'è cioè il mio amico Vito su Facebook che la usa praticamente tutti i giorni, senza problemi. Non esagerate. Va bene, apri il secondo pacco. No, intanto faccio vedere la seconda. Però adesso, cioè, dopo dovrei spiegare te ai nostri follower cosa servono le palline e io non lo voglio sapere. Quelle per me invece? La corda me ne dai una o ne usi tutte e due te? Quale scegli te? Sei tu il capo? Forse io prendo la nera blu. Questa io ce l'avevo già. Questo è un TRX. Bisogna saperlo usare, secondo me. Io faccio abbastanza fatica. C'è il mio amico Simone, nonché il mio personal trainer, Simo Zaffa, anche lui su Instagram. Qualche idea ve la può dare anche lui. Faccio un po' di pubblicità perché mi ha fatto crescere tanto in questo periodo e mi ha fatto vedere un po' di esercizi da fare con questo TRX. È molto utile perché si riescono a fare tanti esercizi, bicipiti, tricipiti, dorso, petto, tutto quello che si vuole. E ovviamente cosa ti tira fuori il tuo amico? Non poteva essere diversamente, Comunque, ragazzi, no? avere una moglie che ti permette di comprarti tutta questa roba senza cazziarti è davvero spettacolare, eh. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Grazie a Marta. Ciao. Ciao. Della corda ha già raccontato tutto Andrea, quindi l'unica cosa forse in più da sapere è che il consumo calorico è del 50% inferiore a quello della corsa, quindi tenete in conto, ma soprattutto utilizzate questo strumento alla mattina prima di allenarvi perché vi permette un riscaldamento graduale e di conseguenza riuscirete poi a correre anche meglio. Tra l'altro non consiglio quella digitale, almeno quella che abbiamo preso io e Andrea, fondamentalmente l'impugnatura non è il massimo, ma per 10 minuti potrebbe comunque andare bene. Vi consiglio di trovare qualcosa su internet, su Amazon si trova già qualcosa di decente a 20 euro. Sappiate che la corda migliora sicuramente la coordinazione, i quadricipiti, ma rafforza anche il core e soprattutto i tendini, quindi io la consiglio anche per coloro i quali hanno appena ripreso a correre dopo un infortunio e di conseguenza non hanno necessariamente né l'intensità né la capacità di poter correre, ma invece con la corda riescono a sviluppare rapidamente il fiato e quindi poi diventa tutto più facile, visto che la ripresa deve essere dolce e progressiva. Per quanto riguarda il TRX, la questione invece è molto più complicata a partire dal fatto che la versione ufficiale del TRX costa abbastanza. Io ne ho diversi modelli, questo qua di Amazon costa comunque relativamente poco. Dovrei dedicare sicuramente un libro offerte da questo strumento e soprattutto a quali esercizi vi consiglierei. Ho letto diversi libri e chiaramente a parte quello ufficiale ce ne sono anche altri per la corsa. Magari lo faccio, fatemi sapere qua sotto se vorreste vederlo. Chiederò poi alla mia nipote Giulia di aiutarmi nella realizzazione di questo video. Per quanto riguarda il riscaldamento, se dovessi suggerirvi qualcosa come riscaldamento easy, suggerirei 10 minuti, ripetizione di un circuito da 6, fatto fino a 10 minuti utilizzando un timer che vi dice quando dovreste completarlo, fate 10 ripetizioni. Siccome è suggerito dal libro qua dietro, vi dico che a me è sembrato utile, non lo faccio sempre, soprattutto perché alla mattina dipende dall'orario in cui vado a correre. Primo esercizio che il libro suggerisce è il deep squat, che consente di migliorare la mobilità di caviglie e ginocchia anche, ed è ovviamente consigliato a tutti i podisti amatori.
Dopo 10 ripetizioni di deep squat fate un jump squat, che invece vi consente di migliorare la forza, ma al tempo stesso anche la capacità biomeccanica e il vostro modo di atterrare. Poi potreste fare un chest fly per i pettorali, che non vi servirà a molto se non al fatto che questo esercizio vi consente di migliorare l'utilizzo delle braccia, che di fatto è uno degli strumenti più importanti per noi podisti amatori, soprattutto durante una corsa veloce. Poi potreste fare uno squat laterale, sempre per, come dicevamo prima, il miglioramento di anche caviglia e ginocchia. E infine gli ultimi due esercizi sono un low row per la schiena, esercizio che trovo molto utile e che comunque è abbastanza, secondo me, complicato, oltre al reverse lunge, che invece vi aiuta sicuramente la coordinazione. Dopo i 10 minuti di esercizio complessivo sicuramente riuscirete a correre meglio. E con questo è tutto, spero nei prossimi giorni di fare ulteriori recensioni, soprattutto legate alla tecnologia. Io sono Massi, sarebbe davvero delizioso, anche se questa ballina non è molto deliziosa, che vi iscriveste al canale. In questo momento ancora difficile per l'Italia, stay strong, ci vediamo alla prossima, ciao!